cosa vuoi che parliamo, fratello? Vuoi che parliamo di politica? Di come cambia il paese? Tra un sì e un no e quale dei due costa meno, non vedo cosa ci resta da dire. Semplifico. Io sono un omosessuale. Un omosessuale snob e presuntuoso. Un omosessuale che ha incontrato il cinismo il giorno in cui il suo amante ha incontrato l'AIDS. Tu sei solo uno scarto di periferia, rumoroso, inquinante, con delle ambizioni che superano di gran lunga quelle che ti concede il tuo responsabile di cassa. Secondo me ti ho sbagliato tutto. Io avrei fatto tutto al contrario. Le cose dovrebbero andare così, allora. Ci si trova tutti al cimitero, gli amici, i parenti, e ci si mette tutti attorno alla tomba di uno. Poi si porta la bara a casa, e i parenti si mettono a pregare tutti intorno alla bara, non tristi, contenti. Allora si apre la bara, si mette il morto sul letto, e il morto inizia a respirare. Perché il morto non è morto, è nato. Insomma, la persona che è nata inizia a stare sempre meglio, ringiovanisce, diventa sempre più giovane, vive tutta la sua vita al contrario e finisce la sua vita divertendosi. E soprattutto invece di dover imparare le cose, le disimpara, le dimentica. È meno triste così. È tutto molto meno triste. È una bella idea per lui, per Dio, no? Perché in Italia, al cameriere, è stata insegnata questa importantissima prima regola, e cioè che non deve mai, e sottolineo mai, dire di no. Mai deve usare la negazione per esprimere un concetto, perché se al cameriere chiedi una cosa e lui ti risponde di no, ti rovina la serata, forse la settimana, una cosa di un dolore, spavento che non va bene, perché al ristorante, ancora più che in amore, tu vuoi solo sentirti dire sì. E addirittura, signor Iente, si teorizza di alzarsi da tavola con un poco di appetito. Ma a noi queste teorie non solo ci fanno ridere, ma ci suscitano un leggero risentimento di matrice razzista. Ma perché non te fai i cazzi tuoi, a muso giallo? Ci viene da rispondere, no? Te la tua ciotola di riso, che io me la do in faccia la tua ciotola di riso, che io la do al cane la tua ciotola di fottuto riso, e il cane sai che fa? Quello me sputa, perché mo si è abituato a mangiare i resti e gli piace l'osso buco. La mia bambina, che cosa possiamo fare? Vabbè, vabbè, stai calma, adesso facciamo una bella cosa. Sì. Quando arriva Carlotta, ci facciamo trovare tutti. Ciao Carlotta! Ciao Carlotta! Ciao Carlotta! Abbracciala! Abbracciala! Ah già, abbraccio Carlotta! No, abbraccio così Carlotta! Ecco, adesso abbracciala tu! Carlotta! Eh no! Ho trovato! Hai trovato! Che stupido! Che stupido! Che stupido! Che stupido! Che stupido, lo dico io, non me lo devi dire tu! Le farò il discorso del seme! Carlotta, la mia bambina! Quante cose abbiamo da dirci! La pianta? La pianta! Ah già, Carlotta, sai com'è nata questa pianta? Vedi, un giorno un giardiniere prese un seme e lo depositò nella terra, finché un giorno nasce un virgulto. Hai capito, Carlotta? Questo è il segreto della... Oh!